Eccoci qua ragazzi, un effetto che ha dell'incredibile e lo andiamo a fare immediatamente. Uno spettatore taglia il mazzo, una volta tagliato prendiamo il jolly. Eccolo qua, sì, perché l'avevo messo proprio appositamente, perché questo ci sarà utile. Faremo una corona di 12 carte attorno al jolly, 1, 2, 3, 4, 5, allarghiamole, vai. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mettiamole un po' più larghe, così da farci entrare tutte in maniera tranquilla. Ok, ora dobbiamo fare un altro giro di 12 carte. Chiediamo allo spettatore da dove vuole che iniziamo. Mettiamo caso da questa, quindi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Abbiamo quindi 4 terne di coppie. Lo spettatore prende il jolly e lo mette sopra le tre coppie indicandole. Da queste tre coppie indicate dallo spettatore noi andiamo a prelevare la prima carta di ognuna. Quindi un secondo spettatore dovrà indicare una seconda terna di coppie. Mettiamo caso questa davanti a noi. Da questa seconda terna andremo a prendere la carta sottostante e la mettiamo sulle altre tre prelevate. Tutto il resto possiamo tranquillamente raccoglierlo e rimetterlo sotto al mazzo. Ora giriamo le prime tre carte. Abbiamo un 9, un 5 e un 3. Sommato danno 8 e 9, 17. Conteremo 17 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. La lasciamo davanti a noi. Le altre tre carte ci diranno il valore del seme. Esempio, valore 8, seme cuori, 8 di cuori. Andiamo a girare la carta e molto semplicemente abbiamo trovato un 8 di cuori. L'effetto sembrerebbe terminato. In realtà chiediamo un numero tra 10 e 20, ci viene detto 13. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Diciamo che 13 è formato da 3, 1, 4, quindi 1, 2, 3, 4 e lasciamo il resto da parte. Sembra strano, ma qua abbiamo esattamente un altro 8. E non solo, e anche sugli altri due mazzetti abbiamo gli altri due 8. Bellissima routine ragazzi, non potete dire il contrario, bellissima routine. Ovviamente ogni routine di questo volume e spessore richiede il sacrificio di un setup. Andiamo al tutorial. Ok ragazzi, per fare l'effetto bisogna settare l'intero mazzo, abbiate pazienza, i miracoli solo così avvengono. Cosa faremo? Prenderemo il jolly come carta iniziale. Su jolly metteremo un 3, un 5 e un 9. Quindi ancora una volta 3, 5, 9. Ancora una volta 3, 5, 9 e l'ultimo 3, 5, 9. Ok, quindi prendiamo una Royal Flush senza lasso, prendiamo il K e mettiamo un 6 e un 2, magari mettiamoli un po' sfalsati così, un 6 e un 2, una donna, un 6 e un 2, un Jack, un 6 e un 2, un 10, un 6 e un 2. Quindi prendiamo il mazzo, giriamo 5 carte, 1, 2, 3, 4, 5 e mettiamo i 3 8, tranne l'8 di cuori. Contiamo quindi 8 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mettiamo l'8 di cuori. Il tutto sopra. Siamo pronti. Ora è inutile dirvi, falso miscuglio, lo spettatore taglia, non una, non due, non tre, non quattro, non cinque, non ci frega niente, può tagliare 30 volte,
andiamo con la scusa di trovare il jolly che ci serve per l'effetto, posiamo sul tavolo e le carte che ci abbiamo in mano che stavano sotto al jolly le riportiamo in cima. Il jolly al centro. Ora distribuiamo 12 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Magari la allarghiamo un po' intorno al jolly. E proseguiamo un secondo giro, chiedendo allo spettatore da quale carta vuole che partiamo. Magari ci dice da questa, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Posiamo momentaneamente il resto del mazzo. Ora diremo che posiamo il jolly, o meglio lo farà lo spettatore, su tre coppie adiacenti, uno vicino all'altro. Mettiamo caso scelga queste tre. Noi dalle prime tre coppie prenderemo le prime tre carte. 1, 2 e 3. Un secondo spettatore sceglie una seconda tripletta, mettiamo questa, e dalla seconda coppia andiamo a prendere le carte sottostanti. 1, 2, quelle sotto, che non si riesce a vedere bene nel contesto del video. Però dalla prima tripletta abbiamo preso le carte superiori, dalla seconda tripletta abbiamo messo le carte da sotto. Fatto questo, togliamo il jolly e possiamo togliere tutte le carte che circondano le sei carte appena prelevate. Ok, ora che cosa abbiamo fatto? Niente meno che prendere un 3, un 5, 9 e una carta di cuori con un 6 e un 2. Questo perché? Perché giriamo le prime tre carte e diremo allo spettatore che queste tre carte sommandole ci indicano una posizione. 5, 3, 8 e 9, 17. Contiamo 17 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La mettiamo da parte, noi sappiamo che è l'8 di cuori. Senza vederla la mettiamo da parte. Quindi riprendiamo le carte invertite e le riportiamo sopra. Le tre che sono servite per la posizione vanno sotto. Ora mettiamo la carta al centro e diremo questa carta non la conosciamo, però cosa faremo? Useremo le tre carte per conoscere la carta qual è. Quindi giriamo a noi, separiamo il 6 e il 2 da una parte dicendo queste ci dicono la carta, il valore, e questa ci dice il seme. Quindi 6 e 2 fanno 8, 8 di cuori. Andiamo a girare e ovviamente c'è l'8 di cuori. Prendiamo le tre carte e le mettiamo sotto. La parte finale. Diciamo a uno spettatore di dirci un numero tra 10 e 20. Mettiamo caso ci dica 13. Questa è la famosa forzatura della nona carta. Quindi conteremo 13 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Diremo che 13 è formato da 3 e una 4, quindi 1, 2, 3, la quarta la mettiamo da parte e tutto il resto davanti. Se andiamo a girare abbiamo semplicemente trovato anche gli altri 3 e 8. È tutto automatico, self-working, non potete assolutamente sbagliare. Questo è tutto per oggi. Ragazzi, vogliamoci bene e viva sempre la magia. Ciao!